Dopo 2 anni di assenza, torna il Festival Internazionale del Cortometraggio O'Court. Dal 19 al 22 novembre al PAN di Napoli, all'Istituto Francese, proiezioni, incontri, esposizioni artistiche. 4 giorni dedicati al meglio della produzione internazionale di cortometraggi. Tavole rotonde, seminari, esposizioni artistiche, incontri con attori, registi, produttori e retrospettive, a fare da cornice alle proiezioni dei 60 film in concorso. Spazio anche al lungometraggio per un evento speciale, la prima napoletana dell'ultimo film di Michael Gondry. 60 cortometraggi tra più di 1000 opere provenienti da tutti i continenti sono questi i numeri di O'Court, nelle parole dell'assessore ai giovani Alessandra Clemente. Il cuore della città di Napoli batte forte per il cinema e viceversa. Sono tantissimi, non soltanto i registi e gli attori che hanno incontrato e raccontato la nostra città, ma anche tantissimi napoletani che nel mondo hanno raccontato il cinema. Siamo orgogliosi come amministrazione di presentare quindi O'Court, che ha avuto uno stop di 2 anni, ma che rappresenta un bene comune della città di Napoli, perché è un festival loggato dal comune di Napoli ed è un festival quest'anno voluto fortemente dall'assessorato ai giovani. Si articolerà in 1 o 3 giorni al PAN insieme anche all'Istituto Francese e più di 1000 sono stati i protagonisti di questa edizione, che hanno quindi inviato e diretto verso Napoli i propri prodotti artistici. A noi tocca soltanto adesso scoprirlo, presentarlo e ringraziare Taiko, che insieme alla Mediateca Santa Sofia, altro patrimonio della nostra città, saranno gli organizzatori principali di questa giornata.